Allora, stiamo montando l'albero. Ancora siamo a niente praticamente. Cioè, praticamente è un albero per adesso complicatissimo, addirittura con i colori. Cioè, in realtà è facile, però quello che ho avuto fino adesso è sempre stato più tranquillo. E soprattutto ci metteremo tantissimo ad aprirlo, come passare il sabato a casa. Tutto questo c'è Mia che gira, non so dove è andata a finire. Dove è andata a finire? Si sta nascondendo sotto il tavolo. Mia intanto si è nascosta qua sotto. Non ho capito perché, pure quale motivo. Forse perché abbiamo gridato che stavo cercando di mangiare l'albero. Allora, questa è la situazione dopo mezz'ora buona passata a aprirlo. È enorme, sta albero in base. Cioè, in questa stanza arriva anche lei. Tita, che c'è? Allora, vi ho risparmiato tutto l'addobbo dell'albero perché in realtà non sapevo neanche come farlo bene. Quindi adesso, come potete vedere, l'ho sistemato con tutte quante le luci e i fili. Ho messo anche giù qualcosina, qualche regalino che già è arrivato. Adesso però vado a finire nelle parti dove magari è più vuoto. Vado ad inserire insieme a voi questa altra decorazione che ho preso dal negozio qui vicino. Mi sento un po' Miss Creamy Creamy che ha la mania della simmetria e quindi sto cercando uno spazio vuoto dove inserire questo ultimo che mi è rimasto. Forse l'ho trovato. Così. Ecco qua. Questo è il mio alberello e vi ho risparmiato anche la parte del presepe che ho fatto qui dentro. Se avete visto l'home tour, questa è la mia cristalliera. Guardate che c'erano i ventri, sono tornata dal Messico, vi farò anche il video dei nostri viaggi di nozze, anche questi due bellissimi bicchierini. E questo è il presepe che ho fatto interamente io. E niente, praticamente ho preso dei tronchi che sono. Dove sta il dito? Che sono questi qua, questo e questo, che sono di varie dimensioni. Ho messo il cielo dietro e poi appunto sistemo le tronche, tutto quanto il muschio con tutte le lucine. E poi, siccome appunto le dimensioni erano piccoline, ho dovuto prendere dei personaggi appunto di, se non mi sbaglio, sono 5 o 6 centimetri. E questo è il presepe. Con la piccola grotta, eccolo qua. Ok, e adesso andiamo a fare il presepe che invece andrà in cucina. Quindi questo video pazzarello finisce qui, vi ho mostrato un pochino come ho addobbato casa, questo primo Natale in questa nuova casa. Io e questa piccola aiutante di Babbo Natale vi salutiamo, vi mandiamo tanti auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie, alle persone che appunto, alle persone a cui volete bene. Mi raccomando, trascorrete il Natale con le persone che amate, perché questo appunto è veramente importante. Divertitevi, state tranquilli, state sereni e godetevi appieno la vita e soprattutto le feste. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!